Salve amiche ed amici, qui una volta ancora vi saluta e sta con tutte e tutti voi il vostro Santen Chan. Adesso accomodiamo un po' la stanza. E quindi parliamo delle news, del più e del meno. Oggi ho saputo, un momento che mi dovevo accomodare, ma faccio al volo perché ho poco tempo. Oggi ho saputo dalle news che è morto Omar Sharif, il grande attore che ha interpretato all'esordio un celeberrimo classico del cinema, esordiendo come in un ruolo non protagonista, Lawrence d'Arabia, per il quale lo premiarono, e poi naturalmente il dottor Zivago. Chi non lo ricorda il dottor Zivago? Quindi è un personaggio che ha contribuito ad interpretare il grande cinema e che già lo rimpiangono in molti nel mondo. Quindi in pace riposi, anche se io credo che dopo morti non si possa più riposare, ma questa è un'opinione mia. Ricordiamo quindi, qua lo stavo leggendo al computer per avere un accertamento migliore, che Omar El Sharif, in arte conosciuto come Omar Sharif, nato Michel Dimitri Shalhoub, perché lui si è convertito all'Islam, era cristiano, quindi quando si è convertito all'Islam è diventato Omar El Sharif, che io pensavo che fosse sceriffo, la parola nordamericana, invece no. Lui si è convertito all'Islam perché il suo nome di nascimento era Michel Dimitri Shalhoub e poi è diventato Omar El Sharif, e in arabo Omar Sharif come attore. Grande interprete, grande rappresentante dell'UNESCO. E la sua morte, come quella di ogni altra persona, lascia un vuoto, nel suo caso in tutti quelli che lo hanno apprezzato durante l'arco della sua carriera per le sue magistrali interpretazioni. Io in questi giorni stavo vedendo qualche episodio che hanno caricato nel 2014-2013 dell'Ispettore Derrick. Io non so perché, prima non ne trovavo nulla, adesso si incontrano episodi interi in YouTube. Si vede che gli eredi o quelli che hanno i diritti d'autore del canale televisivo pensano giustamente che caricando cose dell'Ispettore Derrick potranno avere dei guadagni pubblicitari. Forse in questi giorni caricheranno anche qualcosa di Omar Sharif, al secolo islamizzato Omar al-Sharif. Beh, chiusa questa parentesi cinematografica, a cui dedichiamo omaggio e rispetto, perché io da giovane e da bambino ho visto questi film. Lawrence d'Arabia, non so se già l'avevano girato prima, ma io l'ho visto quando ero piccolo. E poi il dottor Zivago, che ogni tanto ripetevano tanto nella Rai come nelle piccole televisioni privatizzate dell'epoca, GBR, Tele Monte Carlo, prima che arrivasse il gruppo Finivest, Rete 4 quando era ancora divisa dal gruppo Finivest, e poi Italia 1 che si sono... allora ogni anno ci passavano d'inverno, a Natale, il dottor Zivago, queste cose qua. Ora però vorrei parlarvi del tema del giorno. Oggi ho visto un'altra cosa nella tele, cioè come un povero e disperato pensionato greco si sia seduto a piangere per terra, lo abbiano visto nella tele il figlio di un suo amico e collega di lavoro che è andato a cercare fortuna, o di studi, che è andato a cercare fortuna in Australia, e gli abbia dato un vitalizio. Il messaggio che lancia la Rai è: se anche tu in Italia hai dei problemi,
tirare a campare, cerca la solidarietà nella gente, nei tuoi amici che hanno fortuna, nei tuoi parenti e familiari, perché tanto lo Stato non ti può dare nulla. E infatti è quello di cui vi voglio parlare. Parlano sempre di ristrutturare il debito pubblico e di riformare le pensioni, perché tanto non si può andare avanti così. Invece di essere meno ipocriti e di dire cinicamente quello che pensano, cioè che bisogna rimpicciolire lo Stato, meno Stato, che bisogna risparmiare sulle esigenze delle persone, che non sono, non è un debito pubblico, ma è una, sono delle spese giuste, e bisogna fare dei tagli alle pensioni. Perché non dicono subito tagli alle pensioni? Perché ridimensionare le pensioni e tagliarle. Adesso io mi chiedo, il tastierista del Senato, della Camera dei Deputati, di stipendio arriva a prendere 300.000 euro, di pensione non so, forse era di pensione più di Obama, non so quanti soldi poi dovrà dare al partito, ai suoi colleghi, a chi. Però com'è possibile che vadino a tagliare le pensioni di chi ha pagato i contributi tutta la vita, mettendo in litigio fra di loro i pensionati, perché dicono: ah, ma noi andremo a tagliare solo chi ha più di 2.000 o 5.000 euro al mese. Se sono stati dei lavoratori che hanno risparmiato durante tutta la vita e hanno lavorato e hanno faticato, hanno versato i contributi per la loro pensione, quindi se li meritano 2.000 o 5.000 o 10.000 euro al mese, se sono stati dei lavoratori. Allora vogliono mettere i pensionati gli uni contro gli altri, come dire: taglieremo dai 2.000 euro in su. Ma con quale diritto? Che la pensione è un diritto, non è una concessione dello Stato, è un diritto del lavoratore. L'ha maturata la pensione il lavoratore dopo 35-40 anni di lavoro. Vanno a tagliare le pensioni di alcuni per dare ad altri un piccolo aumento, piccolino, perché poi tutta la burocrazia si mangia. E invece non si grida allo scandalo quando sai che i politici non hanno uno stipendio, perché gli onorevoli lavorano ad honorem, cioè dal latino ad honorem, per quello sono onorevoli. Dovrebbero stare lì a lavorare per l'onore di lavorare e di contribuire per il loro paese, ma non fanno mai un cazzo e si portano una dieta a casa, delle remunerazioni per le quali non si dovrebbe pretendere nulla, come se fosse un diritto. Sono dei risarcimenti, non sono degli stipendi o delle pensioni. Beh, al giorno prenderanno chissà quante migliaia di euro, al mese 20.000-30.000 euro. Poi ci hanno delle indennità, cioè lavorano 15 giorni, 20 giorni nel Senato o nella Camera dei Deputati o dove sia, e ci hanno già un'indennità mensile che come minimo è di 3.000 o 6.000 euro. Quelle non si abbassano, pur non essendo dei diritti acquisiti col lavoro e con i contributi, perché loro non hanno mai dovuto pagare un cazzo per avere quelle indennità, ma al contrario, magari non spendono nulla, gli si deve diciamo dare l'indennità perché avrebbero avuto delle spese e avrebbero fatto dei sacrifici come politici per la loro attività, ma magari non hanno speso nulla perché ci hanno sempre tanti balzelli, tante diete. Allora, chi ha dei diritti in Italia si vede applicare dei tagli mostruosi alle pensioni, e non è giusto, perché vogliono fare cadere la colpa a chi ha il diritto a 2.000 o 5.000 o 10.000 euro di pensione, se per colpa sua non riescono a pagare chi ha almeno di 2.000 euro. Vogliono mettere i pensionati gli uni contro gli altri. Invece
dovrebbero lasciare stare i pensionati, pure se guadagnassero 100.000 euro di pensione. Se se la sono meritata dando i contributi, gliela devono pagare, non possono pagare di meno. Invece dovrebbero andare a pizzicare tutti gli onorevoli, i deputati, i parlamentari che dovrebbero lavorare, i senatori ad onore, e che in molti casi, a parte le tangenti, gli appalti, sono dei professionisti, che sono avvocati, medici, fanno il doppio lavoro che non dovrebbero, il terzo lavoro anche, guadagnano di più come avvocati o manager che come deputati, senatori o parlamentari. Perché gli ridanno le reindennizzazioni, le indennizzazioni? Perché gliele danno? Che spese hanno? Che hanno anche il mangiare gratis nel Senato, nel Parlamento, il barbiere, il sarto, tutto pagato dai contribuenti. Non gli toccano nulla, non gli tagliano nulla, solo i capelli gli tagliano, ma non gli tagliano gli stipendi. Hanno il doppio lavoro, le indennità, le contribuzioni, addirittura le pensioni alte. Quando vanno in pensione, a parte che dopo aver lavorato qualche tempo in luoghi pubblici, hanno già diritto a un rimborso mensile per essere stati 15 giorni. Sai che fatica, 15 giorni in Parlamento, magari la maggior parte delle sedute mancano. Vanno due o tre volte nell'arco di 15 giorni e già prendono 1500 euro al mese. Quelli, signore e signori, non si tagliano come le vostre pensioni da 2 o da 5.000 euro, ma si tagliano le pensioni di chi ha lavorato tutta la vita e ha contribuito per avere 5.000 euro. Questo è veramente Roma ladrona, ma anche tutti i parlamenti regionali. È impossibile. Perché non rinunciano alle loro indennità? Se hanno, se hanno dignità, devono rinunciare alla indennità, veramente, perché altrimenti ci prendono per il culo. Dicono: ah, la colpa è che ci sono, hanno detto nel telegiornale, molte pensioni con più di 2 o 5.000 euro. Ma hanno lavorato tutta la vita, arrivano ai 70 anni e che gli sottrai pure 300, 400 euro, 500 euro perché non ti piace che prendano. Poi la gente che decide questi tagli alle pensioni meritate sono tutte persone che vivono di indennità, di rimborsi spese, di rimborsi viaggi, si vendono i biglietti di treno e di aereo. In voli ufficiali con aerei, macchine ufficiali, treni, fanno viaggiare parenti, amici e familiari, le auto blu le usano per mandare a scuola i bambini, quando ai cittadini comuni ci aumentano i mezzi di trasporto ogni giorno. Ecco, loro decidono a chi tagliare le pensioni. Ma che viviamo nell'Unione Sovietica, sotto lo stalinismo? Nella Germania nazista? Dove viviamo? Nella Repubblica Popolare di Kampuchea? Che chi decide a fare tagli a chi già vive di sacrifici, anche se c'è 5.000 euro perché magari c'è figli a carico, parenti a carico, i padri vecchi, addirittura i nonni a carico della moglie e tutto, tagliano a chi ha delle spese, poi magari si è ritrovato che l'economia si è ristretta, e quindi ha molte spese di mantenimento, di case e di tutto, figli disoccupati che sono andati a vivere comprandosi una casa con un mutuo. Ecco, a quelle persone che anche se prendono 5.000 euro al mese di pensione non gli basta mai perché gli devono dare a tutti i parenti, familiari, amici e tutto, a decidere di fare dei tagli drastici perché dicono bisogna prendere delle misure per pagare la pensione a tutti. Ma il tastierista del Senato mi sembra che prendeva un soldo di 300.000 euro al mese. Adesso, con tutto rispetto parlando, per il tastierista del Senato che sarà un professionale, come arriva a prendere tanto? Di chi è parente? E non è il solo, i tastieristi del Senato,
i tastieristi del i camerieri, gli steward guadagnano come un deputato per andare con il piattino, il vassoio e il bicchiere dell'acqua minerale, che poi a quanto la rivendono il bar della Camera dei Deputati e del Senato, la bottiglietta d'acqua minerale? Io vedo che le stappano per prendere mezzo sorso d'acqua e poi le lasciano lì, le butteranno nella spazzatura, magari le vendono a 5-10 euro ciascuna, ma chi le paga? E il rimborso spesa, appena vogliono un tè, prendono un po' di tè, buttano tutto il resto della teiera, chi paga? Noi. 30 euro la merenda del deputato, per fare che? Scaldare una sedia quando ci va. Quando non ci va paghi la diaria lo stesso e la trasferta anche se non va, perché per ogni giorno devono avere la diaria, la trasferta, che sarebbe il viaggio, il viatico, l'alloggiamento, pure se vive in Piazza Spagna. Prendono tutto al massimo, poi non rimborsano nulla, che loro dovrebbero rimborsare. Allora a loro non si taglia nulla, centinaia di migliaia di euro all'anno per ogni deputato e senatore. Io dico, se bisogna togliere fino a 200 euro per chi guadagna più di 2000 euro, fino a 500 euro per chi guadagna più di 5000 euro e fino a 1000 euro per chi guadagna più di 10.000 euro di pensione maturata con il lavoro, che non è un privilegio ma un diritto, non gli dovrebbero togliere nulla. Gli togliessero a tutti i deputati e senatori le cose superflue, perché uno per seguire il proprio figlio non gli può comprare un cellulare perché non arriva con lo stipendio, e si è visto lo scandalo dei cellulari nei mesi passati, che ogni deputato e senatore, non importa se della Lega, Forza Italia, PD, PDL, compravano a iosa cellulari e li regalavano a parenti, amici e familiari come se fossero biglietti da visita, che tanto poi ci avevano il rimborso spese. Invece noi gente comune stiamo ancora, come nel mio caso, con il Galaxy Young 5360 comprato nel 2013, che non lo posso cambiare anche se il mio cagnolino ha morso, ha rotto il caricabatterie, e allora lo devo caricare via USB dal computer. Devo accendere il computer per caricare il cellulare. Com'è possibile che invece i politici buttano cellulari di qua di là? Tanto se gli si rompe uno che casca per terra e costa 3000 euro, loro ne hanno un altro, ne comprano due o tre allo stesso tempo per avere uno di ricambio. Così mandano anche messaggini quando stanno cagando nel cesso. Beh, questo per dire che fanno i soliti tagli alle pensioni a chi ha diritti. Non importa se prende 500 euro di pensioni o 7000, perché se ha lavorato per avere quei diritti pensionabili se li merita. Invece, ma ci avete pensato che la maggior parte dei contributi di chi lavora adesso non va alle pensioni che si sono maturate ieri, ma in parte va a questi senatori, deputati, parlamentari, ministri e tutto quanto, che hanno il doppio lavoro e hanno le le indennizzazioni, insomma quella roba là? Ecco la ragione per la quale paghiamo i contributi all'INPS, perché paghino, foraggino le reindennità. E poi un'altra cosa, se è vero che prima o poi i soldi non basteranno per pagare tutte le pensioni, che molti dicono che è falso, che ci sono degli sperperi perché prendono dal fondo pensioni per investirli chissà come, è anche vero che hanno distrutto il sistema pensionistico con la precarietà. Per essere più competitivi gli industriali ti fanno rifirmare il contratto ogni 3 o 6 mesi come i fast food, e non ti pagano indennità pensionale della pensione, i contributi per la pensione, non ti pagano per la salute, non ti pagano nulla. Allora è vero
che hanno distrutto con la precarietà sul lavoro e la terziarizzazione del lavoro il sistema pensionistico, perché ci dicono si raccolgono sempre meno contributi per le pensioni e si possono pagare sempre meno le pensioni. Ma chi gli ha fatto fare di terziarizzare le aziende di Stato e di privatizzare le pensioni e di precarizzare il lavoro, il mondo del lavoro? Perché è per quello che si pagano meno contributi. Poi è arrivata la crisi del 2001 con le Torri Gemelle. Già c'era crisi in Italia negli anni 90, anche negli anni 80, degli anni del boom della Milano da bere. Poi adesso nel 2008-2009 che non si sgonfia più questa crisi, perché gli industriali se ne approfittano, perché dicono vabbè, adesso meccanizziamo i processi produttivi e licenziamo sempre più persone, così risparmiamo. E nei supermercati già le cose sono vendute frazionate in vassoietti di polistirolo col cielo fanno a volti, così ci sono meno impiegati nei supermercati, più gente disoccupata. In più tutto il mondo terziarizza il lavoro a ditte esterne che devono guadagnare, quindi pagano di meno, e la precarizzazione del lavoro, che ti prendono a tempo determinato, poi magari lavori 5-10 anni per una terziarizzata che ti assume precario, però loro devono guadagnare perché fanno il lavoro per un supermercato, per un ospedale o per un'università. Quindi alla fine l'università o l'ospedale pagano come prima il servizio, però parte del guadagno se lo tiene la terziarizzata che ti dà lavoro, e più ti pagano anche di meno perché ti precarizzano, cioè ogni 3 mesi devi rinnovare il contratto. Quindi o tu paghi i contributi e guadagni molto di meno, o tu non paghi i contributi e ti tieni il denaro tu e lavori in nero. Però se prima guadagnavi 1,5 milioni di lire, adesso arrivi a guadagnare 1 milione di lire, perché c'è un intermediario, la impresa terziarizzata, che prende la commissione per assumerti e farti lavorare nello stesso luogo dove lavoravi prima, capito? Se prima eri bidello di scuola, lavoravi per la scuola pubblica, cioè avevi 1,5 milioni di lire, dovrebbero essere, facciamo 2 milioni di lire, dovrebbero essere 1.000 euro, 1.000 spicce, perché 1939 è stato il cambio. Invece interviene la terziarizzata, già non ti darebbero 2 milioni di lire, ti danno 1,5 milioni. In più ti assumono come precario, non puoi protestare, ti danno 1.250.000, quindi meno di 1.000 euro, super giù. Quanto che hai perso? E poi non hai gli apporti, quindi perdi col tempo, perché avrai un minimo pensionabile, sempre che sei che tu sei di quei fortunati che comunque lavorano 40 anni, 35-45 anni, perché intanto hanno aumentato il minimo pensionabile ai 70 anni, non so che. Quindi se tu non hai gli apporti di più di 40 anni, a una certa età prendi il minimo pensionabile. Poi se ti hanno precarizzato e ti hanno dato meno negli apporti e tutto, bisogna vedere se arrivi al minimo non imponibile. E poi dicono che la colpa che non ci sono fondi è perché ci sono molte pensioni superiori ai 2.000 euro, hanno precarizzato il lavoro, certo che ci sono meno contributi. Poi un'altra cosa, ripeto, le indennità di tutta quella gente che non ha lavorato, ma c'hanno dei privilegi, non dei diritti, perché non ci dicono che a chi lavora nel Senato, nel Parlamento e dove sia, gli pagano dei soldi di stipendi e pensioni proporzionalmente al lavoro che hanno fatto e non alle raccomandazioni che hanno avuto per lavorare? Poi certo che non ci sono soldi, se li mangiano tutti loro. Perché non andate a vedere com'è in Svizzera, dove solo per responsabilità cittadina lavorano come politici? Quando possono, ritornano nel settore privato.
Addirittura mi sembra che molte cariche politiche hanno delle persone che nominano altri, non si presentano loro. Quindi in Svizzera il politico guadagna poco. Non so se avranno il secondo lavoro, ma sono dei professionisti che guadagnano di più come professionisti che non come politici. In Italia succede il contrario, diventano famosi con la politica e guadagnano molto di più con la politica. Tutto questo veramente mi distrugge, veramente. Non so che dire, quanto ci ho messo a parlare di questo. Credo che ci ho dedicato 30 minuti, però adesso, visto che abbiamo parlato delle pensioni, ci occorre un qualche cosa per rilassarci. Prossimamente vi commenterò questi due libri. Voi sapete che in Cina c'è una repressione brutale contro Falun Gong. Zhuang Falu e Falun Gong. In internet si trovano i manuali nel sito Falun Dafa o Falun Gong. Si trovano i materiali, gli opuscoli, i libri, i video dei corsi, degli esercizi. È molto interessante per rilassarsi. Poi un'altra volta vi parlerò pure di pratiche tibetane, che adesso non so se riesco a trovare, penso di no, perché ho cambiato il posizionamento di tutti i libri, quindi non mi ricordo più dove li ho messi. È incredibile come uno si abitui a trovare le cose nel loro posto. Però è da molti anni che non leggo né pratico questo yoga. Autoguarigione 2. Autoguarigione tantrica per il corpo e la mente, un metodo per la pace interiore e universale che collega questo mondo a Shambhala. Ngalso. Purtroppo non ho avuto modo di comprare Autoguarigione 3, 4, 5. Però è molto bello come libro. E di autoguarigione tibetana. Poi ci sono anche i classici di Mantak Chia. I classici di Mantak Chia, taoisti, la camicia di ferro e il Nei Kung del midollo osseo. Sono delle pratiche sempre di Qigong. Quindi Mantak Chia e Falun Dafa, ossia Li Hongzhi e Mantak Chia, sono due maestri di Qigong mondialmente riconosciuti. Vi vorrei parlare di queste cose naturalmente a titolo personale, perché non sono maestro di queste discipline. Sono un individuo comune che ogni tanto ha praticato un po' di yoga e di Tai Chi Chuan. Poi un'altra cosa, che sono ateo, quindi non ho mai avuto nulla in contrario alle religioni, anzi le rispetto tutte come delle tradizioni interessanti, però io le interpreto da un punto di vista inevitabilmente pratico, cioè potrete dire materialistico, però ritengo che abbiano le religioni delle cose interessanti da dirci, soprattutto queste pratiche come il Tai Chi Chuan, la meditazione, il Nei Ching, il Qigong, il Qigong, Falun Dafa, la medicina e la ginnastica tibetana, il canone interno dell'imperatore giallo, pranayama, vabbè, tutte queste cose. Però ecco, mi teneva di mi
ci tenevo molto a dire, per esempio, anche la quarta via. Non vi starò a fare vedere il libro dell'astrolabio perché c'è scritto solo a quarta via in copertina, ma anche Vedute sul mondo reale, un buon colloquio con Gurdjieff. Quindi tutte queste cose mi hanno sempre interessato. Però mi ci tenevo a dire delle pensioni, perché è uno scandalo. Vogliono mettere i pensionati gli uni contro gli altri, quando invece dovrebbero fare dettagli a chi non ha dei diritti acquisiti, ma solo dei privilegi rubati, perché poi non fanno bene il loro lavoro. Lavorassero bene, uno gli darebbe 1 miliardo di euro al mese, ma con le spese che già abbiamo e la crisi, eppure i soldi che si mangiano oltre quelli che guadagnano, perché poi la corruzione, le tangenti e tutto, che diritti hanno? Anche solo di parlare, perché facessero bene le cose, si rubano pure dei soldi oltre a prendere queste indennizzazioni, e quindi non dovrebbero neanche fiatare, non dovrebbero prendere soldi, già li prendono a nero, rubano con la mafia romana e tutto. Comunque adesso vi lascio, perché sennò già mi chiamano al citofono. Vi lascio e da un'altra volta. Tanti saluti dal vostro Sant'Eggiano. Ciao!